Ciao a tutte, allora oggi sono qui per fare una sorta di vlog personale e volevo mostrarvi il trucco che ho fatto, che è questo, nei toni del blu elettrico, che è un colore veramente bello. E mi sono ispirata a Pixie Vu, alcuni di voi avranno visto la loro rivisitazione di un look di Rihanna. E mi piaceva l'idea di iniziare a fare video così perché non avendo molto tempo volevo comunque rimanere in un certo senso in contatto con voi e volevo comunque darvi degli spunti e riceverne perché questa è la bella notizia. Invito sempre tutte le persone che hanno delle belle idee, delle cose a condividerle piuttosto che a tenerle segrete con loro. Quindi se siete particolarmente orgogliose di un look che avete fatto e siete particolarmente felici del risultato che avete ottenuto, volete condividerlo anche a distanza di giorni, mesi, anni, se si spera. Vi invito a postare un video di risposta al mio in modo da condividere comunque un look. In questo caso il mio è da sera, il vostro può essere da giorno, da festa, da Capodanno, da San Valentino, dipende da quando posterete il video. Ed è comunque una bella idea perché questo bisognerebbe fare tramite YouTube. Condividere delle idee e secondo me il make-up non è solo tutorial, consigli, tecniche, haul, review e shopping. Secondo me è anche molto 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 incentrato sulla condivisione delle idee e sui vari commenti, quindi accetto critiche di ogni tipo. Sono particolarmente orgogliosa di questo make-up per quanto riguarda le ciglia e il colore vivido. Il colore vivido l'ho realizzato grazie a una matita occhi della Colors and Beauty, ma non il matitone che non mi piace più di molto perché senza primer si creano delle pieghette antiestetiche. Ma mi piace particolarmente per via del fatto che usando una matita bianca, proprio quella da mettere nella waterline, si fissa meglio all'occhio. Io ho usato la base della Bottega Verde, poi gli ho spalmato sopra della matita, l'ho steso ovviamente bene con il dito e poi ho fissato con un pennellino a lingua di gatto i colori della mia 45 colori, che sono questo, come potete vedere l'ho scavato parecchio perché è un colore assolutamente stupendo, e quello sotto per dare un tono di, diciamo, quasi, diciamo che è più turchese come blu l'altro, è meno elettrico in un certo senso. Poi invece le ciglia, altra cosa che mi piace molto di questo look, volevo condividere con voi questa cosa. Io ho combinato il primer bianco, quindi questo, di questo mascara, che è un po' pastoso dalla parte, e poi ha questo pettinino che lega le ciglia, le fa un po' da bambolina. E quindi non era l'effetto che volevo raggiungere stasera. E per fare queste ciglia che sembrano finte, ok? Sono veramente iperallungate. Credetemi che io non ho delle ciglia lunghe, però sono veramente orgogliosa. Ho usato questo primer bianco con questo scovolino pienissimo di pettinini, quindi ultra folto, con lo scovolino del Colossal della Maybelline, che anche questo è grossissimo, foltissimo, e la pasta di questo mascara non è lievissima ma è molto più malleabile. Niente, questo era il mio look. Ripeto, se volete fare un video di risposta fatelo e ci vediamo alla prossima. Ciao!